scenario? Questa partenza anticipata dei saldi è un antidoto efficace secondo voi contro la crisi dei consumi? Ma intanto, a mio avviso, occorre specificare che questa decisione presa dalla Giunta dell'Emilia-Romagna è una decisione che va ad allineare la data di partenza dei saldi nostri con quelli della vicina Lombardia e per Piacenza sicuramente questa è una cosa positiva perché i nostri commercianti hanno 1,5 km un centro commerciale in Lombardia che avrebbe fatto loro una concorrenza sleale e che quindi credo che vada presa in quest'ottica. Il discorso di saldi o vendite promozionali o svendite, io credo che non sia questo sostanzialmente l'antidoto per risolvere una situazione di ristagno dei consumi. Io credo che il nocciolo del problema sia la mancanza di risorse economiche nelle famiglie. Se noi non riusciamo con dei provvedimenti anche mirati a fare in modo che le famiglie abbiano più risorse da spendere in termini di consumo, qualsiasi iniziativa che noi possiamo prendere trova sempre questo grande scoglio, trova sempre questo grande scoglio che è dovuto al fatto che le famiglie mancano di risorse economiche. Per quello che noi abbiamo più volte sollecitato, anche tramite la nostra confederazione, interventi atti a ridurre i costi per le famiglie, tipo energia elettrica, gas, autostrade, assicurazioni, banche. Ecco, sono questi gli elementi che ultimamente stanno impoverendo i bilanci familiari. Se noi non riusciamo a invertire questa tendenza, io credo che poi il momento sia un momento comunque delicato per tutti. Chiaro che un ottimismo ci deve essere, la Natale si sta avvicinando, l'anticipo dei saldi può essere anche un motivo per spingere la famiglia a spendere qualcosina di più subito nell'immediato vicinanza del Natale. Quindi noi vogliamo essere ottimisti, cerchiamo di essere ottimisti e quindi invitiamo anche caldamente i consumatori a non arroccarsi perché l'economia è un'economia che deve girare. Se si blocca il meccanismo, il danno che possiamo avere lo avremo tutti. Quindi non siamo in situazioni disastrose, siamo in un momento particolare, però credo che la lungimiranza nella gestione degli italiani, delle loro risorse, porterà a uscire da questa crisi, per cui noi siamo fiduciosi e speriamo che anche questo Natale sia un anno con i consumi che possano toccare i livelli dell'anno passato.